Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti, soprattutto in domenica mattina. Vorrei ringraziare l'Accademia Nazionale dei Lincei per questo prezioso invito al professore Giorgio Parisi, presidente, al professore Roberto Antonelli, vicepresidente. Desidero ringraziare calorosamente e dal cuore professore Antonio Sgamellotti per avermi suggerito il tema della lettura oggi e per il suo prezioso invito e il suo fondamentale sostegno delle mie ricerche. La pubblicazione del mio libro su Leonardo da Vinci Rediscovered mi ha offerto l'opportunità di accettare questo invito a parlare in questa prestigiosa sede. Per gli studiosi è oggi possibile analizzare e avanzare ipotesi più precise sugli originali di Leonardo e sulle copie dei suoi allievi, grazie agli straordinari progressi della scienza nello studio dei dipinti e dei disegni del Rinascimento. Abbiamo proprio in questi recentissimi giorni studiato questo tema di Leonardo e la scienza nel convegno organizzato dal professore Sgamellotti e dal professore Bruno Brunetti e anche gli altri membri del comitato qui in questa sede all'Accademia dei Lincei. Oggi, nel ripensare all'opera e all'eredità di Leonardo, desidero concentrare l'attenzione sulla tarda attività, parlando a grandi linee dell'ultima decade della vita del Gran Maestro, dalla primavera del 1508 al maggio del 1519, anno della sua morte all'età di 60 anni. Possiamo spegnere le luci? Sì, perfetto. Ok. Secondo Erasmo de Rotterdam, importante umanista del Rinascimento, che scriveva nel 1506, un uomo del suo tempo raggiungeva la tarda età tra 35 e 40 anni. Anch'io sono passata quell'età. Gli studiosi hanno rivolto l'attenzione all'ultima decade della vita e delle opere di Leonardo soltanto di recente. Ancora c'è molto da dire su questo periodo. Nato nel 1452, Leonardo era considerato già vecchio nel 1508, all'età di 56 anni, quando a Firenze la sua incapacità di portare a termine la pittura murale della Battaglia d'Anghiari, che andò distrutta, costituì un fallimento disastroso per la sua carriera di pittore, soprattutto perché aveva lavorato in competizione con Michelangelo. Subito riconoscerete le mani della Mona Lisa, un ritratto che dipinse e rielaborò nel suo primo periodo romano del 1513-14. Anche se lo aveva già iniziato 10 anni prima, nel 1503. Leonardo produsse pochi nuovi dipinti di sua mano dopo del 1500, a cui lavorò riprendendoli in mano più volte nel corso di molti anni, probabilmente una decade o forse di più. Tuttavia, in ciascuno di questi suoi pochissimi dipinti, egli trasmise la summa del suo pensiero e della sua genialità di pittore. Questo aspetto del modo di lavorare di Leonardo fu spesso profondamente frainteso dai suoi contemporanei. Le tecniche di analisi scientifiche oggi disponibili hanno completamente rivoluzionato la connoisseurship, ossia il metodo di indagine degli storici dell'arte. In questa immagine, in riflettografia di infrarosso, si possono riconoscere le correzioni di Leonardo nei contorni del disegno sottostante della Mona Lisa. Soprattutto Leonardo ampliò sensibilmente le maniche e il manto a destra e sinistra,
e modificò la posizione delle dita di entrambe le mani, ma particolarmente il dito indice della mano sinistra. Vediamo qui alcuni elementi nell'evoluzione del dipinto che probabilmente vennero realizzate in diversi anni. Come sappiamo, la Mona Lisa di Leonardo fu il più influente prototipo della ritrattistica nella storia del Rinascimento. Fu soprattutto Raffaello a comprendere meglio le possibilità della soluzione offerta da Leonardo nel ritratto di Mona Lisa. Vediamo qui il ritratto del mecenate di Leonardo, Giuliano de' Medici, che a Roma sostenne l'artista con uno stipendio dal 1513 al 1516. Gli anni romani di Leonardo furono i più controversi della sua carriera e iniziamo a capire le ragioni perché questo avvenne, discutendo l'opera di Leonardo in rapporto a quella di Raffaello. È importante ricordare che tra il 1513 e 1516, mentre Raffaello godeva uno dei momenti di maggior successo della sua carriera artistica, la presenza a Roma di Leonardo nello stesso periodo restò abbastanza nell'ombra. Giorgio Vasari presenta un ritratto abbastanza crudele di Leonardo negli anni romani, presentandolo come un artista vacuo occupato solo in esperimenti ingegnosi, se non banali, e cito Vasari. Andò a Roma col duca Giuliano de' Medici nella creazione di Papa Leone, che attendeva molto a cose filosofiche, vale a dire inclusa la scienza, e massimamente all'alchimia. Fece infinite di queste pazzie e attese agli specchi e tentò modi stranissimi nel cercare oli per dipingere e vernice per mantenere le opere fatte. Fine citazione. Se vogliamo scrivere una corretta ed equilibrata biografia di Leonardo, dobbiamo superare diverse difficoltà nel valutare i tre anni a Roma di Leonardo. Prima di tutto è importante non cadere nella trappola di trascurare questo periodo della vita e della carriera di Leonardo come irrilevante per via della mancata produzione pittorica. In secondo luogo, una valutazione definitiva della produzione di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 1516 richiede un'analisi di tutte le sue carte private, cioè un'enorme quantità di manoscritti e disegni. Quello che rende l'operazione più difficile è che il periodo romano di Leonardo è documentato in modo molto discontinuo. I documenti esistenti sono di natura estremamente episodica. Inoltre, dobbiamo pensare alla figura del mecenate di Leonardo, Giuliano de' Medici, che impiegò l'artista a Roma con uno stipendio fisso per tre anni. Leonardo aveva già incontrato Giuliano probabilmente molto prima dell'estate inoltrata del 1513. Io ho anche ipotizzato che forse già nel 1499-1500, ovvero alcuni mesi dopo l'elezione del pontefice del fratello Leone X. Secondo il suo biografo Francesco Vettori, il bon vivant Giuliano de' Medici fu, e cito Vettori, più presto da corte che da guerra, vale a dire un uomo preparato più per la corte che per la guerra. Vettori, che conosceva personalmente Giuliano de' Medici, era in quel periodo ambasciatore fiorentino a Roma ed era corrispondente e amico di Machiavelli. I principali diletti di Giuliano sembra, e se questo secondo Vettori, sembra che siano stati in ordine il sesso, il lusso e il mecenatismo delle arti.
Nelle forti ambizioni politiche di Papa Leone X, suo fratello, Giuliano avrebbe perso l'importanza abbastanza presto, benché non sia stato irrilevante politicamente. Come argomenterò, Giuliano, anche se politicamente inefficace, molte volte comprese qualcosa di veramente importante sulla portata del genio multiforme di Leonardo. Io penso che questo sia stato il motivo reale per cui Giuliano abbia accolto nella propria casa Leonardo, accordandogli uno stipendio. Leonardo stesso ricordò il suo viaggio a Roma in uno dei suoi taccuini tascabili e cito Leonardo letteralmente: partì da Milano per Roma a D 24 di settembre 1513 con Giovan Francesco de Melzi, Salai, Lorenzo e il Fanfoia. Fine citazione. Dal dicembre 1513, come sappiamo dai documenti, Giuliano de' Medici farà soggiornare Leonardo in un appartamento del Palazzo Vaticano, nella cosiddetta Villa del Belvedere, costruita da Papa Innocenzo VIII in stanze rinnovate appositamente per lui. Sebbene non sia nota l'esatta collocazione dell'appartamento in cui visse Leonardo nella Villa del Belvedere, si può ben immaginare il piacere di Leonardo nel vivere in mezzo alle imponenti architetture in costruzione del Bramante nel Palazzo Vaticano e nella Basilica di San Pietro, che erano anche cantieri attivi, brulicanti di lavori e di macchinari. Vediamo qui gli affreschi di Raffaello della Stanza della Segnatura nel Palazzo Vaticano, completati un anno prima dell'arrivo a Roma di Leonardo. Dalla sua abitazione di Villa del Belvedere nel Palazzo Vaticano, Leonardo era in diretta contiguità con le opere di Raffaello, più giovane di lui di circa 3 decadi e che aveva studiato Leonardo da vicino già durante il soggiorno fiorentino del 1503-1508. All'età di 30 anni nel 1513, Raffaello, in confronto ai 61 di Leonardo, era l'apice della sua energia e creatività. Vale la pena ricordare che Raffaello lavorò con straordinaria abilità per Leone X negli affreschi delle stanze vaticane, collocate all'estremità meridionale nel complesso del Palazzo Vaticano, con vista diretta attraverso il cortile del Belvedere dalla villa a nord di Innocenzo VIII, dove soggiornava Leonardo. Quasi nello stesso momento, Leonardo e Raffaello condivisero anche lo stesso mecenate, Giuliano de' Medici. Ancora una volta si rivela di fondamentale importanza la figura di Giuliano de' Medici, protettore di Leonardo. Di nuovo cito la personale testimonianza di Francesco Vettori su Giuliano de' Medici. Dilettavasi avere appresso di sé uomini ingegnosi e ogni cosa nuova voleva provare. Pittori, scultori, architettori, alchimisti, inventori di miniere erano condotti da lui con tanto stipendio quanto non era possibile pagarsi. Fine citazione. Raffaello dipinse intorno al 1515 un ritratto ufficiale del duca Giuliano de' Medici, molto noto, che una volta era probabilmente collocato nel Palazzo Medici di Via Larga a Firenze e che è conosciuto da diverse copie. Vediamo qui una delle copie di maggior qualità della bottega di Raffaello, che oggi è al Metropolitan Museum of Art di New York. Giorgio Vasari, nella biografia di Raffaello del 1568, dichiara che Raffaello, e cito, cercò quanto seppe e poté il più di imitare la maniera di esso Leonardo,
Fine citazione. Il verdetto di Vasari è interessante, considerate le sue ben note inclinazioni a favore di Michelangelo, a spesa sia di Leonardo che di Raffaello. Cito di nuovo Vasari: ma per diligenza o studio che facesse in alcune difficoltà non poté Raffaello passare Leonardo, e sebbene pare a molti che egli lo passasse nella dolcezza e in una certa facilità naturale, egli non di meno non gli fu punto superiore in un certo fondamento terribile di concetti e grandezza d'arte, nel che pochi sono stati pari a Leonardo, ma Raffaello se gli è avvicinato bene più che nessun altro pittore, e massimamente nella grazia dei colori. Soprattutto i dipinti della maturità di Raffaello rivelano un attento studio del vocabolario pittorico di Leonardo. Raffaello fu interessato all'opera di Leonardo piuttosto in senso concettuale che nella citazione dei singoli dettagli figurativi. È anche impressionante come in queste opere della maturità di Raffaello si osserva una chiara familiarità con la teoria sulla pittura di Leonardo, forse basate sugli appunti per il suo libro di pittura. La concezione della scena notturna di Raffaello nell'affresco con la Liberazione di San Pietro nella stanza di Eliodoro deriva dal genere di effetti cromatici descritti da Leonardo. In un passo del 1490 nel libro di pittura Leonardo parla cito, del modo di figurare una notte, fine citazione. Nell'affresco di Raffaello osserviamo che la composizione dei colori deve essere illuminata con luce rossastra su fondo nero, e cito Leonardo, tutti i colori illuminati le rosseggiante lume in campo nero. Il ritratto di Baldassare Castiglione di Raffaello alla vostra destra riecheggia la composizione di quello di Mona Lisa di Leonardo, un dipinto che non solo accompagnò Leonardo a Roma, ma che era anche stato replicato con attenzione in copie da suoi allievi milanesi, incluso Salai, che lo aveva seguito a Roma. Osservate a sinistra la copia della Mona Lisa del Prado a Madrid, riscoperta dopo un restauro recente che io attribuisco a Salai. Un presunto ritratto perduto del periodo romano di Leonardo venne ricordato da Antonio de Beatis nel 1517, e cito, una certa donna fiorentina, facto di naturale a distanza del quondam magnifico Giuliano de' Medici, fine citazione. La composizione è stata chiamata la Mona Lisa nuda o Mona Vanna in base a precise evidenze visive. La Mona Vanna raffigura una donna nuda di tre quarti con la testa rivolta verso lo spettatore in una posa molto simile alla Mona Lisa del Louvre di Leonardo. Sopravvivono diverse copie della Mona Vanna, tra cui quella di più alta qualità e il grande disegno, ossia cartone, molto rielaborato di Chantilly che vedete alla vostra sinistra. È reso con bellissimi effetti di sfumato a carboncino, pietra nera e lumeggiature di biacca. Un attento e diretto esame del cartone di Chantilly suggerisce che non si tratta di una copia comune, bensì un'intelligente riflessione sul disegno leonardesco, pur pesantemente restaurato, e questo disegno, grande disegno, era in origine un'opera del Cinquecento. Io non sono convinta che sia in fondo un disegno di Leonardo proprio di sua mano, come è stato presentato, però veramente un disegno prezioso molto dall'inizio del Cinquecento e poi molto rielaborato, soprattutto nel Seicento.
Anche se non più reperibile, un nudo della Mona Lisa di Leonardo è probabilmente esistito, così considerando le numerose copie conservate. L'impatto dell'idea di Leonardo per questo genere di figure si avverte nel ritratto della Fornarina di Raffaello, che vedete alla vostra destra. Gli affreschi di Raffaello e dei suoi collaboratori nelle stanze vaticane, che raffigurano la battaglia di Ostia, Attila fermato da Leone Magno e la battaglia di Costantino, sembrano inconcepibili senza aver studiato prima la battaglia d'Anghiari di Leonardo e i suoi disegni preparatori. L'interesse di Raffaello verso la battaglia di Anghiari di Leonardo è documentato dalla sua piccola copia a schizzo del disegno di Oxford che vedete in basso a destra. Nella loro intensa forza emotiva, le più tarde stanze affrescate da Raffaello e dalla sua bottega ci ricordano anche la memorabile descrizione su come ritrarre una battaglia che Leonardo delinea nei suoi appunti del 1490-92 per il libro di pittura. La composizione centrale del Quos Ego di Raffaello, incisa da Marcantonio Raimondi nel 1515-16, è chiaramente leonardesca nel animato impeto dell'azione. È molto probabile che il Nettuno di Leonardo sia stato conosciuto da Raffaello o direttamente dal disegno finale donato ad Antonio Segni o indirettamente attraverso studi preparatori. La Trasfigurazione fu ammirata come il dipinto più importante di Raffaello. Secondo Vasari fu, e cito, ridotta ad ultima perfezione, ovvero raggiunse la massima perfezione. La Trasfigurazione è spesso giudicata anche come il più maturo dipinto leonardesco di Raffaello per la gestualità e per il suo drammatico chiaroscuro. Alcuni confronti proposti tra la Trasfigurazione di Raffaello e le opere di Leonardo mi sembrano un po' generici. In alternativa scelgo di interpretare la Trasfigurazione di Raffaello più astrattamente, come forse la più ispirata realizzazione del concetto dei moti mentali e passioni dell'anima citati da Leonardo negli appunti per il suo libro di pittura. Allo stesso tempo devo mettere in evidenza che Leonardo stesso, che aveva avuto così grande influenza su Raffaello e sui giovani artisti che stavano lavorando a Firenze nei primi anni del Cinquecento, a Roma finì per sottrarsi alla competitività che dominava l'ambiente della corte papale. Leonardo si rifugiò in attività soprattutto nel campo scientifico, veramente poco comprese da suoi contemporanei. Una di queste attività fu la ricerca sugli specchi concavi utilizzati per concentrare i raggi solari e produrre fuoco. Guglielmo della Porta, in una sua lettera del 1569, sostiene che Leonardo abbia affermato che, e cito, «Roma è la vera maestra dell'arte del disegno», fine citazione. È difficile dare un giudizio sull'impatto che ebbe su Leonardo il soggiorno romano del 1513-16. Anche questo differenzia significativamente Leonardo da Raffaello. La risposta di Raffaello allo stimolo rappresentato dalle antichità di Roma fu profonda, diretta ed immediata fin dal suo arrivo nella città eterna verso il 1508. È più che verosimile che Leonardo abbia fatto diversi viaggi a Roma prima del 1513. Ad esempio, nelle opere di Leonardo del 1503-8 si osserva un confronto con l'antichità classica che arricchisse la sua arte di quella maestosità espressiva
ossia la grandezza d'arte, per citare Vasari. Colpisce però come ad una simile risposta all'antico nel 1503-8 le opere di Leonardo del 1513-16 contengano relativamente poche tracce della Roma antica e moderna. Tuttavia è ragionevole pensare che ci sia molto di più di quanto conosciamo oggi. Alcuni disegni tardi di Leonardo rivelano frammenti di figure citate dall'antico, sparse in diverse opere. Lo schizzo a penna è inchiostro molto piccolo, danneggiato, che qui in alto a destra raffigura l'Ariana dormiente del 1514-16. Questo schizzo ricorda fedelmente il celebrato marmo del secondo secolo d.C. Sebbene autografo, questo foglio di Leonardo è di una qualità poco raffinata nel disegno. Ricordiamo in contrasto che Raffaello nel suo bellissimo disegno ed affresco del Parnasso risponde con una straordinaria ispirazione al marmo dell'Ariana dormiente. Le muse o ninfe danzanti di Leonardo in due frammenti che facevano parte una volta dello stesso foglio sono ispirate dai rilievi bacchici nelle basi dei candelabri marmorei di Tivoli che appartenevano alla collezione del Cardinal Grimani. Tuttavia, i piccoli frammenti di disegni come quelle con Ariana o con le muse danzanti non riescono realmente ad offrire una concreta testimonianza della presenza romana nell'opera tarda di Leonardo. Non c'è discussione che alcuni dipinti del periodo romano di Leonardo siano perduti. È il caso di due dipinti che, secondo Vasari, Leonardo aveva eseguito per Baldassare Turini da Pescia, il datario di Papa Leone X. Questo studio di busto femminile di Windsor è databile nel 1512-16. È molto probabile che si riferisca ad un dipinto di Leonardo realizzato a Roma. La sua acconciatura potrebbe corrispondere ad una Sant'Anna, mentre i tratti del volto potrebbero anche essere quelli per una Madonna. Come ben noto, Leonardo era mancino. Nell'immagine vedete un dettaglio al microscopio del disegno di Windsor che mostra i segni del tratteggio parallelo che scorre da in basso a destra a in alto a sinistra, tipico suo. Questo modo di fare il tratteggio fluidamente da in basso a destra a in alto a sinistra è cruciale nell'identificare i disegni originali di Leonardo. Gli artisti che utilizzano la mano destra disegnano i tratteggi in direzione opposta. In quest'altra foto al microscopio del disegno di Windsor potete osservare che Leonardo applica con delicatezza le lumeggiature a gouache in bianco e color leggermente crema. Queste lumeggiature Leonardo le distese con un pennello fine in minuziosi tratteggi per definire la luminosa trasparenza del velo della donna. Questa parte del disegno è particolarmente potente con i suoi effetti di intensa fresca luminosità e calde lumeggiature nei passaggi. Secondo Vasari, Papa Leone X commissionò un dipinto a Leonardo che, iniziando meticolosamente a distillare oli ed erbe per fare la vernice, si diceva avesse stimolato la famosa battuta del pontefice, e cito: «Oimè, costui non è per far nulla, da che comincia a pensare alla fine, innanzi il principio dell'opera».
se possiamo forse simpatizzare con la frustrazione di Leone X per l'incapacità di Leonardo di portare a termine un dipinto, d'altra parte possiamo anche dire che senza dubbio l'utile produttività non è tutto. Quasi 15 anni nel realizzare La Vergine con il Bambino e Sant'Anna del Louvre, che l'ho iniziato secondo il mio avviso nel 1507, quindi non in periodo già Firenze e Milano, è il sublime apice nella carriera di Leonardo come pittore teorico. Questa è l'immagine del dipinto del Louvre dopo la magistrale pulitura di Cinzia Pasquali nel 2012. La mostra organizzata nel 2012 da Vincent Delievan al Louvre ha soprattutto messo in primo piano questo dipinto, presentando numerosi e nuovi contributi. Leonardo realizzò magici effetti di colore, luce e di sfondo di sfumato nella Vergine con il Bambino, Sant'Anna del Louvre. Le sacre figure esprimono in modo sublime le silenziose passioni dell'anima nella loro ritmica gestualità. I risultati di Leonardo come autore di disegni intensamente pittorici nei suoi anni più tardi devono essere visti in rapporto all'ambiziosa redazione nella decade tra il 1505 e il 1515 del suo trattato Il Libro di Pittura. Leonardo tentò di codificare le sue sottili e ragionate definizioni sugli effetti ottici relativi alla luce, ombra, lucentezza e rifrazione, soprattutto nell'ultimo dei sopravvissuti taccuini tascabili, il manoscritto E di Parigi del 1514-15, vedete qui. I disegni tardi per la Vergine con il Bambino Sant'Anna del Louvre, nella loro pienezza pittorica, combinano vari materiali. In modo analogo, Leonardo sperimentò nel dipinto complesse velature ad olio. Qui si nota anche il punto di vista dello scienziato, profondamente coinvolto negli esperimenti per realizzare effetti ottici e dedurne principi teorici. La propensione di Leonardo, disegnatore, a sperimentare complesse combinazioni di materiale e colore su carta fu senza precedenti. Nei disegni di Leonardo per la Vergine con il Bambino Sant'Anna del Louvre, la gamma cromatica non trova confronti con i disegni degli artisti del primo Cinquecento che non erano della cerca di Leonardo. Leonardo utilizzò tecniche audacemente pittoriche, manipolando dense combinazioni di mezzi come pietre nere, bianche e rosse, acquerelle, gouache, spesso su carta preparata con colori. Questo disegno del Metropolitan Museum of Art colpisce per la sua bellezza. Leonardo disegnò questa testa della Vergine per la Sant'Anna del Louvre in pietra rossa e nera con la tecnica dello sfumato, ossia quella descritta da Leonardo a uso di fumo nei suoi appunti per il libro di pittura. La testa della Vergine è uno dei tesori più pregiati nelle collezioni del Metropolitan Museum of Art. Nonostante la quasi sconcertante bellezza degli effetti di sfumato nel modellato in pietra rossa e nera, sono evidenti le tracce di tratteggi della mano mancina di Leonardo in tutta la testa della Vergine. Questo disegno mostra anche i ripensamenti ed i rimaneggiamenti dei contorni. Questi sono i segni di una creatività in azione che ci aspettiamo in un disegno autografo.
Vi mostro un particolare dell'occhio della Vergine in una foto micrografica che ci permette di apprezzare la padronanza magistrale di Leonardo del suo mezzo, integrando la pietra rossa e nera con la fluidità dello sfumato. La scoperta di una filigrana nella carta di questo bel disegno di paesaggio per la Vergine e con il bambino Sant'Anna del Louvre suggerisce che questo foglio e la testa della Vergine del Metropolitan siano databili all'inizio degli anni romani di Leonardo, cioè nel 1513, quindi molto più tardi di quanto si pensava. Lo sfondo della Vergine con il bambino Sant'Anna del Louvre rappresenta la summa della teoria di Leonardo sul dipingere un paesaggio con i suoi raffinati effetti di prospettiva atmosferica in cui le forme di valli, montagne, laghi e fiumi perdono il loro colore reale e si dileguano in una indistinta foschia di spazio blu. Sebbene Leonardo produsse pochissimi nuovi dipinti, la continua rielaborazione dei suoi appunti teorici per il libro di pittura, che era divenuto la sua vera attività tra il 1510 e il 1515. Questi appunti sulla pittura sono uno dei più importanti contributi intellettuali di Leonardo alla storia dell'arte, perché si spiegano le regole sulle quali i pittori potevano essere educati. La più importante innovazione negli appunti sulla pittura di Leonardo è, al mio avviso, la sua teoria del paesaggio. Ancora qui possiamo percepire le vaste dimensioni di quello che lui lasciò non realizzato nei manoscritti. Sfogliando uno dei taccuini tascabili di Leonardo del 1515, quasi intatto, colpisce la immediatezza di molte delle sue osservazioni destinate al suo libro di pittura. Leonardo disegnò e annotò in fretta in pietra rossa sul foglio destro le ramificazioni degli alberi, gli effetti della luce solare, gli effetti della prospettiva atmosferica delle città e dei paesaggi visti da lontano. Leonardo, nei suoi progetti per Giuliano de' Medici, ritrasse la topografia delle paludi pontine. Queste erano una pianura, come sappiate, alluvionale a circa 50 chilometri a sud-est di Roma, che da prima dell'epoca romana era soggetta a forti inondazioni e attacchi di malaria. Papa Leone X concesse il possesso di questo territorio a suo fratello Giuliano, che prese l'incarico di drenare le paludine pontine intorno a Terracina. Giuliano subappaltò parte del progetto a Domenico de Juvenibus del 1515, poi a Fra Giovanni da Como, che effettivamente iniziò ad attuare il programma prima che Leonardo partecipasse al progetto. Tuttavia, il progetto fu presto abbandonato dopo la morte di Giuliano nel marzo 1516, grazie anche a controversie locali. Mentre non conosciamo la data esatta o il grado di partecipazione di Leonardo al progetto, i suoi appunti del 1513-14 includono dettagliati studi sulle condizioni delle paludi. Il manoscritto è di Parigi, illustra una famosa macchina da dragaggio con una ruota montata sulle carene di due imbarcazioni intitolate da Leonardo Strumento per rimuovere la terra, che serviva per prosciugare la paludi. Tuttavia, gli appunti di Leonardo mettono solo in evidenza il suo interesse come osservatore del procedimento tecnologico.
Penserei che il suo ruolo professionale sia stato probabilmente quello di un topografo piuttosto che di un ingegnere idraulico. Nel 1514-15 Leonardo scrisse diverse bozze di lettere di rimostranze al suo mecenate Giuliano de' Medici, descrivendo i misfatti di Giorgio Tedesco e di un altro meccanico e manifattore di specchi tedesco, Giovanni degli Specchi. Una di queste lettere allude alle accuse dannose proferiti dagli artigiani tedeschi in relazione alle ricerche anatomiche di Leonardo. Cito le parole di Leonardo: quest'altro mi ha impedito l'anatomia e col Papa biasimandola, e così all'ospedale è in pie di botteghe da specchi tutto questo bel vedere, e così ha fatto nella stanza di Maestro Giorgio. Fine citazione. Leonardo aggiunge inoltre, e cito: non posso per via di costui far cosa segreta, perché l'altro lì è sempre alle spalle. Fine citazione Leonardo. Queste segrete cose di Leonardo hanno sollevato molte speculazioni. È giusto dire che una delle attività controverse era lo studio dell'anatomia, dell'embriologia e della reale dissezione anatomica. Tuttavia, penso che il riferimento alle segrete cose riguardi probabilmente anche, forse anche molto, la tecnologia di un particolare tipo di specchio, lo specchio ustorio degli antichi. Leonardo chiamò il suo gigante specchio ustorio con la parola in codice ignea, spesso scritta all'inverso. Questo genere di esperimento dovrebbe avergli dato ragioni sufficienti per aver voluto lontano da sé lo spionaggio dei manifattori di specchi tedeschi, quindi così la passione che viene in queste lettere. Il mecenate di Leonardo Giuliano de' Medici era interessato alle imprese rischiose, commerciali e produttive, e non c'è dubbio che Leonardo alimentò le ambizioni di Giuliano in questa direzione con i suoi disegni tecnologici. È illustrato nella foto il disegno di una macchina a manovelle per fare o arrotolare corda. Esiste un intero gruppo di disegni tecnici simili, accuratamente seguiti, di grandi dimensioni, che chiaramente derivano da un taccuino del periodo romano di Leonardo. La straordinaria tecnica e monumentalità di scala suggerisce che questi disegni rappresentano l'apice della carriera di Leonardo come disegnatore di tecnologie. Molti di questi disegni sicuramente erano disegni di presentazione. Nella storia del disegno tecnico non è mai stato rappresentato con tale eccellente bravura il contorno in scorcio di cerchi e di forme non rettilinee di macchinari molto complesse. A Roma Leonardo indirizzò le sue energie creative su un'altra attività ancora apparentemente supportata da Giuliano de' Medici, che sebbene non segreta fu abbastanza misteriosa. Si tratta di esercizio della geometria trasformazionale. Produsse un'ampia serie di disegni sulla quadratura delle forme curvilinee e questi possiedono una certa seducente bellezza. Le disposizioni dei motivi sulla carta e gli appunti scritti con cura fanno capire l'inesorabile processo di ragionamento di Leonardo. Questo gruppo, molto frainteso nella bibliografia di opere di Leonardo, è stato concepito come un trattato che lui intitolò Deludo geometrico, ossia il gioco della geometria. Uno di questi numerosi fogli tardi, abbastanza famoso, che utilizzano esercizi di geometria trasformazionale, contiene un famoso commento sul suo mecenate nella parte inferiore della carta.
In questa celebre annotazione, Leonardo gioca sul doppio significato della parola Medici, il nome dell'illustre famiglia fiorentina, il plurale del medico, ossia dottore in medicina. Dobbiamo ricordare che il mecenate di Leonardo negli anni 70 del 400 era stato Lorenzo de' Medici il Magnifico, e tra il 1513 e il 1516 Leonardo non aveva solo lavorato per Giuliano de' Medici, ma la sua opera lo aveva portato in contatto anche con Papa Leone X de' Medici, come pure con il giovane Lorenzo de' Medici, duca di Urbino. Cito le pungenti parole di Leonardo: «I Medici mi creorono e distrussono», e questi sono stati molto interpretati nella bibliografia. È molto probabile che Leonardo proferisce questo suo famoso lamento nel periodo intorno alla morte di Giuliano de' Medici, il 17 marzo 1516. L'appunto è un proscritto non riferito alla varietà dei contenuti di matematica sul resto del foglio. La morte di Giuliano pose fine al periodo romano di Leonardo. All'età di 64 anni, quando la maggior parte degli uomini del suo tempo avrebbe gettato la spugna, Leonardo fu molto fortunato a trovare il suo nuovo mecenate, Francesco I, re di Francia, che vedete qui raffigurato all'età di 41 anni nel famoso ritratto di corte dipinto da Jean Clouet verso il 1535. Gli ultimi tre anni nella vita di Leonardo, in particolare, possono essere stati pieni di inattesa energia creativa, malgrado le sue fragilità fisiche e la sua salute già cagionevole. Antonio De Beatis osserva nel suo diario del 1517 che Leonardo, allora all'età di 65 anni, che vedete qui nel ritratto del Giovan Francesco Melzi, aveva sofferto di un ictus che aveva indebolito l'uso della sua mano destra. Cito: certa paralisi nella destra. Cito quanto il De Beatis ricorda nel 1517: non possa colorire con quella dolcezza che sollea, e vale a dire che Leonardo potrebbe non dipingere più a lungo con quello stile dolce che aveva, e continua De Beatis dicendo: pur serve a fare disegni ed insegnare ad altri, ovvero può solo disegnare ed insegnare agli altri. E qui devo dire che molti studiosi hanno detto che De Beatis ha fatto un errore parlando della paralisi della destra, e che invece pensano studiosi che si riferiva alla sinistra. E per dipingere molte volte uno deve appoggiare la mano o appoggiare la mano così, per Leonardo sinistrorso, e la ragione che io penso che De Beatis non sia sbagliato qui è che parla che Leonardo poteva ancora disegnare, e sappiamo che Leonardo sempre disegnava con la mano sinistra, quindi è De Beatis corretto. Grazie alla scoperta archivistica di Jan Sommer nel 2009, conosciamo come avvenne il viaggio in Francia di Leonardo del 1516. A sinistra vi mostro il ritratto di Jean Clouet, che raffigura Guillaume Gauffier, signore di Bonnivet e consigliere capo del re Francesco I, che scrisse una lettera da Lione nel marzo 1516 al fidato ambasciatore del re a Roma. Questa lettera, che vi sto mostrando a destra, ricorda di aver invitato Leonardo in Francia su ordine di Francesco I, quando il consigliere del re aveva visitato Roma. Nelle parole di Bonnivet, l'invito regale intendeva con piacere soprattutto Madame, la madre del re, Luisa de Savoia.
Vediamo il retto e il verso della medaglia di Benvenuto Cellini, dove è raffigurato il ritratto di Francesco I del 1537. Molti anni dopo la morte di Leonardo, Cellini ricordò l'ammirazione del re francese verso Leonardo, e cito Cellini: «Il re Francesco, essendo innamorato gagliardissimamente di quelle sue gran virtù, pigliava tanto piacere a sentirlo ragionare che poche giornate dell'anno si spiccava da lui». Forse un'esagerazione. Quando Leonardo arrivò in Francia nel 1516, era passato solo un anno dall'incoronazione di Francesco I come re di Francia e dalla vittoria nella battaglia di Marignano, con la quale avvenne ottenuto il controllo del nord-ovest dell'Italia. Il 25enne re francese era dedito a rendere mitica la sua persona alla maniera degli antichi, e soprattutto la sua corte di Amboise divenne una vetrina per le arti e gli spettacoli. Leonardo arrivò nella città di Amboise, nella profonda valle della Loire, probabilmente all'inizio dell'inverno del 1516. Questa foto del distretto nord di Amboise nella neve fu scattata dal Il Duor da mio marito Ron Street, che purtroppo mi ha mancato, nel dicembre 2009, e volevamo documentare con questa foto che già in dicembre, all'inizio di dicembre, c'era neve, poteva essere neve Amboise quando è arrivato Leonardo. Sovrastando la città inferiore, che fu costruita in quello che è essenzialmente il piano alluvionale della Loire, il castello di Amboise o Palazzo Reale con i suoi recinti, è collocato su una scarpata a nord e divenne la residenza favorita del giovane re Francesco I fino agli anni 20 del Cinquecento. Leonardo abitava nel piccolo château du Clos Lucet all'interno della città di Amboise. Questo château è anche passato nelle mani di Louise di Savoia, la madre di re Francesco I. E questo château era distante di circa 500 metri dal Palazzo Reale, a cui era connesso, secondo la leggenda locale, attraverso un camminamento sotterraneo. La veduta della città di Amboise attraverso una finestra fu ripresa dall'allievo di Leonardo, Giovan Francesco Melzi, in un disegno a pietra rossa che vedete qui, e questa veduta oggi non è troppo diversa da quella che abbiamo dalle finestre del lato sud della residenza di Leonardo nel Château du Clos Lucet. Dei progetti che Leonardo intraprese, moltissimi riguardarono disegni di architettura e piani urbanistici. Produsse anche studi di fiumi, canali e delle loro gestione. Sulla metà destra di questo foglio si vede un progetto abbozzato del fiume Loire che scorre dalla città di Amboise. Nel disegno è studiato il tratto dove la Loire si divide per sfociare intorno all'Île d'Or. Questo andare italiano-francese è difficile per me. L'ampia isola che divide la città di Amboise. Leonardo tratteggiò i mulinelli creati dalle correnti intorno a un piccolo lungo promontorio all'interno del braccio principale del fiume. Il sito non era lontano dall'abitazione di Leonardo a Clos Lucet. Descrive Leonardo il suo progetto per la gestione del fiume, scrivendo a destra in alto: «Lo era fiume d'Amboise», cito Leonardo. Leonardo non parlava francese e scrisse il nome della città nel suo francese italianizzato, scandendo il nome del fiume secondo la fonetica di Loire, in una sorta di arcaico francese dell'epoca.
Leonardo propose di controllare i livelli delle acque costruendo una diga longitudinale lungo i punti BD all'interno del braccio principale del fiume. Si estendeva da un promontorio sabbioso o piccola lunga isola che Leonardo descrive con la parola isola. Questa piccola isola è oggi sommersa dalle correnti del fiume. Dall'altezza della scarpata o dalle finestre a nord del Castello Reale di Amboise, Leonardo potrebbe aver avuto un'ottima visione della topografia per ricostruire e combinare le varie parti del disegno contenuto nel codice Arundel che abbiamo appena visto. Nessuno dei disegni di architettura fu realizzato. Il famoso foglio che si vede sullo schermo adesso è sostanzialmente un disegno concettuale. Presenta un'idea per un palazzo monumentale che però sembra difficile da identificare precisamente con una struttura reale sulla base degli elementi abbozzati sul foglio. È affascinante notare però che l'architettura assomiglia a quella del Palazzo del Louvre a Parigi, costruito molto dopo la morte di Francesco I. Leonardo fu un architetto sulla carta, a mio avviso, perché fu essenzialmente un progettista teorico. Non si può identificare nessun edificio realmente costruito ex novo da Leonardo, anche se particolari e parti di edifici con le misure possono essere riconosciuti nei suoi taccuini. A mio avviso, questi schizzi nei suoi taccuini indicano probabilmente studi o modifiche di costruzioni esistenti. Allo stesso tempo, è impossibile negare l'influenza di Leonardo come un utopico pensatore di architetture. La visione, il vocabolario stilistico, la concentrazione della forma e la monumentalità che si osservano negli schizzi architettonici tradizionalmente associati con il Palazzo Reale di Romorantin, che non sono convinta io tanto di quel progetto, sembrano realizzate in pieno nel progetto del maestoso edificio del Castello di Chambord, costruito da Francesco I nel 1547-50, quindi molto dopo della morte di Leonardo. Alcune similitudini stilistiche esistono innegabilmente tra gli schizzi di Leonardo e il castello di Chambord. Per esempio, alcuni fogli di Leonardo anticipano la forma con il mastio centrale e le torri ai lati, le scale a spirali, agli angoli, come pure l'elevazione molto scultorea dei tre piani e naturalmente l'imponente monumentalità delle dimensioni. Cambiando argomento, dobbiamo ricordare che Leonardo come persona fu molto amante dello svago, si divertiva agli spettacoli di corte, aveva occhio per l'eleganza e possedeva un assoluto senso dell'umorismo, a volte anche salace. Leonardo stesso allude agli spettacoli teatrali, feste e le molto complesse giostre della corte francese. Considerando i suoi precedenti successi come un inventore per feste, danze, giostre e altre forme di intrattenimento alla corte degli Sforza negli anni 90, già nel 400, e per Carlo d'Amboise durante l'occupazione francese di Milano, dobbiamo credere che, salute permettendo, Leonardo mantenne il ruolo di maestro delle feste e degli spettacoli fastosi alla corte reale di Amboise. I disegni tardi di Leonardo per costumi teatrali e ornamenti confermano la sua attività nel ruolo di creatore di apparati scenici e dei costumi. Ho in mente soprattutto gli studi oggi a Windsor per i costumi che quasi certamente sono riferibili al periodo delle grandi e prolungate celebrazioni alla corte di Francesco I ad Amboise nella primavera del 1518.
Le celebrazioni di corte sono ricordate per i suntuosi costumi e gli apparati scenici. Le ambizioni dinastiche di Francesco I furono consolidate quando una moglie, Claude, dette alla luce ad Amboise il primo figlio maschio, il delfino Francesco. Il delfino fu battezzato con grande pompa ad Amboise nell'aprile del 1518. Per la sua nascita il re Francesco, e cito qui la corrispondenza, richiese il Papa come padrino di suo figlio e sperò che suo nipote Lorenzo de' Medici, duca di Urbino, venisse a rappresentare il Papa al battesimo e allo stesso tempo che si sposasse con una bella dama francese di sua scelta. 10 giorni dopo il battesimo, nel maggio 1518, fu celebrato ad Amboise l'importante matrimonio politico e dinastico di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino e nipote di Papa Leone X, con Madeleine de la Tour d'Auvergne, nipote del re Francesco, dopo 2 anni di negoziati. Questa fu la dimensione pubblica dell'attività di Leonardo in Francia. Nel mondo privato dell'artista, Leonardo interpretò la immaginazione come il vasto regno della fantasia. Teorizzò l'abilità di un pittore nel creare immagini combinando altre immagini o parti di esse, potenzialmente in modo illimitato per via delle possibili combinazioni. E così l'apice dell'interesse costante di Leonardo sul tema delle forze distruttive della natura è rappresentato nel gruppo giustamente famoso di disegni del diluvio a Windsor, di cui 9 sono molto simili in misure, composizione e tecnica. Questi sono spesso stati considerati l'ultima produzione grafica di Leonardo. Il foglio che vediamo adesso è quasi il doppio come grandezza degli altri disegni del diluvio. Questo disegno è non finito e tratta il soggetto ricorrendo alla mitologia classica. Leonardo descrive una rappresentazione del diluvio nel manoscritto G di Parigi, uno dei taccuini tascabili del 1515, e cito Leonardo: figurazione del diluvio. L'aria era oscura per la spessa pioggia da qual con obliquo disceso piegato dal trasversal corso dei venti faceva onde di sé per l'aria. Le gocciole dell'acqua della pioggia che discende erano tinte del fuoco generato dalle saette fenditrici e squarciatrici delle nuvole, il vampo delle quali percoteva e apriva i grandi pelaggi delle riempiuti valli. E anche parla di Nettuno e parla anche del Eolo come parte di questa figurazione del diluvio. Nel disegno di Windsor, qui illustrato, appare lungo la parte superiore proprio il quasi indistinguibile schizzo delle divinità dei venti che soffiano per scatenare la furia che crea le onde della marea e spietatamente inghiotte il mondo. Leonardo sembra aver concepito come una serie il gruppo dei nove fogli più piccoli del disegno dei disegni del diluvio. La omogeneità delle composizioni e delle dimensioni sembrano suggerirlo. I 9 disegni del diluvio sono tutti fatti con lo stesso mezzo di morbida pietra nera e Leonardo probabilmente concepì questa serie come un'opera in sé piuttosto che come studi preparatori per un dipinto. Nei taccuini tascabili del 1514-15, Leonardo riprende i suoi studi sul movimento delle correnti dell'acqua, osservato attentamente in natura e come risultato di esperimenti, mostrò una rinnovata attenzione alle varietà fisiomeccaniche del moto e in particolare agli effetti delle onde d'urto, dell'acqua, dell'aria e del suono, cioè quello che Leonardo chiama percussione. Leonardo ferma sulla carta i movimenti inarrestabili degli elementi della natura
creando un potente artificio pittorico. Le immagini nei disegni del diluvio, con il loro grandioso, sublime impatto visivo, trasmettono esattamente questo senso di potenza distruttiva. Ad un pubblico contemporaneo, le astratte ed espressive dimensioni del movimento nei disegni del diluvio di Leonardo possono rievocare la sensibilità artistiche degli anni degli ultimi due secoli. In senso formale, questi disegni sembrerebbero i precursori non solo di Constable, Turner, ma forse anche di Kandinsky e perfino di Jasper Johns e Cy Twombly. Tuttavia, l'inafferrabilità del significato e della funzione dei disegni del diluvio, come sarei incline a pensare, è dovuta in gran parte allo stato frammentario dei suoi scritti teorici e in particolare a quelli intrapresi durante i pochi ultimi anni della sua vita. Io credo che i disegni del diluvio siano stati legati agli ultimi capitoli del progettato libro di pittura. Le tre principali descrizioni di Leonardo sul diluvio furono tutte abbozzate avendo in mente il libro di pittura, come confermano i titoli di ciascuna di esse. Una descrizione afferma figuration del diluvio, cito, ed è contrassegnata da un simbolo che si riferisce al libro di pittura. Un'altra descrizione è intitolata descrizione del diluvio, mentre la terza afferma, e io cito, diluvio e sua dimostrazione in pittura con atti appropriati, fine citazione di Leonardo. Come si sa, Giovan Francesco Melzi ricorda nel Codice Urbinate Latino 1270 alcuni appunti perduti di Leonardo per il suo libro di pittura. Un suggestivo brano di questi, intitolato «Del piacere del pittore», ci aiuta a capire quanto Leonardo legò le raffigurazioni immaginarie del diluvio alla fantasia del pittore. Uno dei disegni della serie del diluvio, con la composizione più stilizzata, include in alto una scritta sul modo di dipingere la pioggia, e cito Leonardo qui nell'iscrizione, della pioggia, farai i gradi della pioggia cadente in diverse distanze e di varie oscurità, e la più oscura sia più vicina al mezzo della grossezza. Fine citazione. Nel disegno Leonardo però non ritrasse la caduta della pioggia, ma un cataclisma vorticoso di onde e rocce che esplodono. La sublime sensibilità di Leonardo verso gli scenari naturali o paesaggi e le immutabili forze della natura sono uno dei suoi contributi rivoluzionari come teorico della pittura. Forse uno dei suoi ultimi disegni superstiti, databile al 1518, è un foglio con studi sulle nuvole, reso in una tecnica molto inusuale. L'aspetto del disegno, esso stesso, quasi letteralmente una nuvola scura di fumo. La superficie della carta è strofinata densamente di polvere di pietra nera per creare una preparazione scura per gli schizzi di nuvole disegnate velocemente in pietra nera. È una specie di tecnica nero sul nero. I segni astratti sulla carta ritraggono varie formazioni di nuvole, mentre vicino al lato superiore Leonardo scrisse in inchiostro a penna, e cito Leonardo, «Tanto sono le ombre dei nuvoli più chiare quando sono più vicini all'orizzonte». È un'ultima e toccante prova della ricerca di Leonardo, che era durata tutta la sua vita,
per catturare insieme la bellezza della natura e gli ineffabili effetti atmosferici di tonalità e colore dei paesaggi e degli scenari naturali. È altrettanto commovente che nell'ultimo suo testamento artistico il pittore abbia scelto di scrivere sulle nuvole la pioggia e la luce all'orizzonte. Grazie. Grazie.